Avorio, cinematografo Rouge et Noir, cinema Volturno, Ora Pro Nobis, cinema Astoria, cinema Astra, cinema Astor, cinema Aureo, cinema Avorio. Funzioni che sono emerse praticamente nella volta scorsa. Adesso sui tavoli troverete un foglio grande vicino a cui manca un foglio, quindi fate un secondo passaggio indietro. Eventualmente indicando anche tre altri macro temi. Ok? Per quanto riguarda le regole di base, ricordatevi che tutti devono contribuire, non facciamo che c'è quello che fa tutto di più, non è che quando non ci vediamo di più. Tutti devono dire come si può dire in qualche modo. Non soltanto a noi, perché dopo il convegno si dà maxi. Un'estensione dell'attività di un'altra. Chiedo, mi darà una marra nuova, se te ci quando finisce il cinema impero, cioè il cinema è la via, cioè praticamente è un blocco, non è enorme. Con le scuole all'epoca per cercare di offrire anche alle scuole un'idea di servizio possibile di questo spazio, cioè proprio per dire che, anche perché vi devo sempre in merito a questo punto che detto, no? Di fare magari una lezione in esterna in questi luoghi, che sia magari una volta al mese per tutte quante le scuole dall'epoca, che si fa sia dalle materne che dalle poi la struttura già comunque c'ha, se queste strutture già ci sono, in questo lo facciamo, no? Vediamo la recenza con le compagnie che fanno questa cosa gratuitamente. Però poi c'è un discorso rispetto alle categorie che abbiamo visto, quindi per il trattamento ficzione abbiamo visto, abbiamo individuato progetti ed eventi anche da noleggiare, cioè vedere di realizzare per esempio quello che possono essere mostre, eccetera, e creare uno scambio culturale anche con altre città, per esempio. Quindi magari una mostra la realizzata e portata al Cinema Impero, poi portata a Firenze, oppure far venire una da Verona, e quindi creare, farlo diventare proprio un polo di cultura. Per quanto riguarda commerciale produttivo, non solo sala di posa, quindi possibilità di noleggiare le sale e quindi tutto quanto, ma anche sale di registrazione, doppiaggio, montaggio audio e quello collegarlo al merchandising con l'autoproduzione gadget riferito a vari progetti. Per quanto riguarda artistico formativo, chiaramente scuola di doppiaggio e montaggio, quindi scuole che comunque sono collegate a quello che è il mondo del cinema o tutta la produzione teatrale, comunque di fotomontaggio, eccetera. E comunque la cosa che quello che interessava, soprattutto per la presenza di vari fotografi al tavolo, era proprio una scuola di educazione visiva, e quindi non solo la riqualificazione del teatro, del cinema, porta a una riqualificazione dal quartiere, ma lo stesso nucleo da cui parte, oltre a essere riqualificato, porta della cultura all'esterno, quindi tutti i cittadini vengono formati proprio per l'educazione visiva, che sono appunto attraverso la fotografia, architettura, paesaggio, eccetera. Quindi diciamo a livello di produttività non ci sta, comparativamente. Allora, in questo centro polifunzionali sono state aggiunte sia funzioni alle aree tematiche individuate negli incontri precedenti, sia è stata introdotta un'altra area tematica. Allora, per quanto riguarda quest'area tematica del ristoro relax, un ragionamento che è stato fatto è stato di questo tipo: non soltanto attività, iniziative, servizi di tipo
anche tra virgolette produttivo, tipo ristorante, bistro, bar, ma anche attività che hanno a che fare con nell'area tematica commerciale produttiva. Lo stesso è stato fatto un ragionamento di come dire, integrare quelli che possono essere le attività commerciali, tipo sale congresso, sale convegni, co-working, libreria commerciale, con qualcosa che sia tra il commerciale e il culturale, tipo il caffè letterario, dove tutto sommato c'è un aspetto commerciale che è anche produttivo di lavoro, no? Piuttosto che di opportunità, ma anche appunto letterario, culturale, eccetera. Ancora sul sociale territoriale, pure qui, oltre alla biblioteca, alla biblioteca, eccetera, il circolo di lettura, in quanto servizio culturale, tra virgolette, dove diciamo, l'aspetto della lettura, della libreria, è stimolato da un'attività di animazione e di circolazione di testi, eccetera. Su questo c'è un'associazione rappresentata da IGIABA, che sta lì, che si chiama Incontri di Civiltà, e IGIABA è una scrittrice, che si è candidata, che ha un interesse a gestire, a fare animazione, no? Su questo tipo di servizio. Uno spazio fruibile anche in orari non serali, e quindi come un posto che possa essere anche aperto per le scuole, ma anche per le madri, che possa avere anche, diciamo, non soltanto insomma, per percorsi anche in altre fasce che non sono quelle che si muovono il sabato sera, insomma, no? E, a questo proposito, l'idea anche di creare con l'area sociale un tandem che possa aiutare le famiglie, e quindi che questa ludoteca immaginata possa essere aperta anche la sera per i genitori che possono andare al cinema, piuttosto che, quindi diciamo, l'apertura dello spazio bambini è prevista in orari estesi o comunque in alcuni giorni estesi, che non faccia il servizio di ludoteca 4-6, perché quelle magari ci sono già, ma che sia uno spazio anche funzionale alle altre attività culturali del cinema interno, in particolare a quelle del cinema. L'idea è che il cinema debba fare anche la mattina anche i film per gli adulti, cioè che possa essere proprio come in altri paesi europei, aperto in diverse ore della giornata anche con la programmazione ordinaria. Che possa fare dei percorsi anche particolari come rassegne di documentari, festival, eccetera, e che quindi abbia anche da questo punto di vista la possibilità di dare spazio a dei percorsi che integrano, diciamo, le proposte culturali di tutto il centro polivalente. E vabbè, poi naturalmente il cinema straniero deve avere un ruolo all'interno di questo spazio, e quindi anche valorizzare le comunità presenti sul territorio attraverso il cinema. Un attimo ossessionati da come rendere la struttura sostenibile in qualche maniera. E quindi, partendo appunto dal tema cibo, mangiare quando vai al cinema o anche insomma per un po' spazio per il ristoro, come quello produttivo spazio, qualcuno mi ha suggerito uno spazio di vendita di frutta e verdura, di mare, cose insomma sempre a chilometro zero, pizzeria, perché pare che prenda anche di più, e un centro massaggio, e qui si vedeva anche quello che era il centro benessere psicofisico, una farmacia omeopatica. Lo preciso, adesso no, e però in realtà è anche un banalissimo di mercato, perché la farmacia ovviamente purtroppo non chiederà mai, e poi il supermercato bio, insomma l'attenzione al sociale, al bio, al chilometro zero, diciamo che è tornata la Cina, il cinema originale. Qualcuno diceva solo in lingua originale, però era un'idea, al cinema per le mamme anche l'ha già venuto fuori, artistico, formativo, scuole di musica, teatro, danza, e poi infine sociale territoriale, il coinvolgimento del gas, delle possibilità ancora bio, che devono zero, così via, un archivio del cinema impero, di quello che il cinema impero è stato ed è stato nel passato di quartiere, anche magari rispetto ad altri cinema della città di Roma. Quindi come uno spazio espositivo, poi diciamo che tutto quello che è venuto nel commercio, più o meno quello che è venuto fuori dal commerciale produttivo, è stato riproposto nel sociale e territoriale, però in termini di baratto, di popolare, quindi il baratto di giochi e vestiti per bambini, una ciclo officina popolare, una palestra